Siamo con zia Caterina che da Firenze oggi con il suo taxi Milano 25 è approdata alla Forneria Totò per illustrare il suo progetto benefico. Di che cosa si tratta? Di camminare insieme. Fare del bene significa farsi del bene, significa testimoniare ogni giorno quello che si può fare con la propria vita. Camminare insieme vuol dire mettere insieme un giorno e dopo un giorno, un altro giorno, un altro giorno, nella speranza di dirsi la verità e di far quagliare i numeri. 2 più 2 fa 7 e 5 più 7 è 22, nel senso che l'amore fa crescere le cose in maniera diversa e noi vogliamo dimostrare che stare insieme non è prevedibile, rende vicino l'infinito e rende possibile l'impossibile, rende l'invisibile una presenza. Quindi dalla morte si può costruire roba colorata, giocare, stare insieme, costruire un paio di scarpe che incontrino un altro cuore. E quando insieme questo cuore riconosce empaticamente un altro cuore, non ci si sente soli anche nel disastro che può essere la mancanza di una persona amata. Zia Caterina ha moltissimi progetti, tra cui il sogno di realizzare una taxi home. Il taxi home è un progetto di viaggiare in carovana. Taxi e taxi home significa che quando arriviamo in una città possiamo parcheggiare la nostra casetta ai margini del centro e poi proseguire in taxi. Vuol dire dormire, mangiare, fare la pipì, cucinare, stare insieme e arrivare a Santiago di Compostela. Significa arrivare in un parco giochi e parcheggiare in modo che comodamente i nostri supereroi possano riposarsi. Significa essere famiglia e costruire un giorno dopo l'altro una relazione. Siamo con Cristina Cassetta, la padrona di casa della Forneria Totò. Com'è nata questa collaborazione tra la Forneria e zia Caterina? Ma zia Caterina è stato un dono grande averla conosciuta e me l'hanno portata a colazione qui da noi al Panorama Caffè e da quel giorno è scroccato forse un grande amore, una grande sintonia. È una grande persona, fa tanto del bene e il progetto La Scarpa del Cuore è nato per gioco. Spero di promuoverla al meglio, di poter far conoscere questa associazione, la Milano 25, per il gran bene che fa e spero proprio che possano venire in tanti a conoscerla prossimamente agli altri eventi che faremo, perché in questo mondo arido, in questo mondo superficiale, persone come lei servono davvero. Quali sono i prossimi appuntamenti qui alla Forneria? Giovedì prossimo, il 14 dicembre, una serata con Carlo Cambi. Termineremo questo primo incontro di riconoscere le bontà del nostro territorio, i nostri grani, le nostre eccellenze e quindi vi aspetto giovedì prossimo con Carlo Cambi, con le eccellenze marchigiane sulla tavola di Natale.